Questo l'abbiamo con la navigazione visuale, il sistema di navigazione è Endrive, l'apparato è un apparato da 4,1 pollici con risoluzione 800x480, ha a bordo il chipset di Qualcomm denominato Snapdragon, quindi HSDPA 7.2, HSUPA, quindi in uplink 2.0 megabit per secondo. Le caratteristiche principali sono una camera da 3 megapixel, schermo come dicevo prima da 4,1 pollici, sottigliezza 9,9 mm e in questo momento è l'apparato più sottile dal punto di vista del design. Queste sono le caratteristiche fondamentali. Il chipset ha 1 GHz di CPU. Sì. E per la navigazione il programma ci offre... Il sistema di navigazione è un classico sistema di navigazione turn by turn. In questo momento ovviamente non siamo in una zona di copertura, però ecco, all'avvio fa la visualizzazione dell'ultima area visitata. In questo momento siamo su il Colosseo, quindi pieno centro di Roma. Ovviamente una volta selezionata la strada di destinazione, immettendo indirizzo e località di destinazione, si avvia il sistema di navigazione. Ovviamente in questo momento sta andando in visualizzazione demo. Esatto. Sì. Visualizzazione demo, però può... Beh, ha già calcolato 600 km di percorso. Sì. Girare a sinistra. Ovviamente qui inizia la navigazione in modalità demo. E quindi si vede proprio una foto satellitare del... Esatto, esatto. Il prezzo del telefono compreso il navigatore? 549 euro, prezzo al pubblico. In questo momento è disponibile in tutti i punti vendita Euronics. Grazie mille.